Buonasera ragazzi, siamo qui in spiaggia con amici. Dopo un paio di mesi di astinenza, siamo venuti qui in spiaggia con Roberto Aquino, Sia Carmine e Vincenzo Puga al primo lancio sulla Mitrio Compact. La mia canna, Una la bella bella mormora d'Aggia Grossa, come potete vedere, sull'amo 314, ancora alla Proprio mano. andiamo in diretta. Facciamola vedere. Una bella Roberto, corsa. mantienimi la telecamera, inquadrami tu, accendi la luce. Eccola qua, ragazzi. Una bella mormora. Salvato, spegni la luce, salvato. Allora, dico per il momento a tutti gli amici di YouTube. A Una bella dopo. mormora. Ciao Ciao ragazzi. ragazzi. Ragazzi, siamo nella fase di recupero. E anche Carmine Aquino che sta facendo il video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Addio compagno. Siamo tutti in compagnia. Stiamo avendo delle belle d'estate. Sperando che il pesce c'è ancora. Ma potete vedere la frizione come. Ragazzi, il pesce c'è comunque. Dance, yes, move. Next, dance, yes, move. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dolly. Ragazzi, eccoci con i nostri aggiornamenti, due lanci, due mormore sulla Trio Compact. Ora abbiamo messo, settimana abbiamo comprato un'altra canna, la stiamo provando stasera. Abbiamo acquistato la Velet, la nuova standard numero 3, e in arrivo anche la numero 2. Abbiamo piazzato un biamo sopra flotterato, pop-up bianco, un amo 314, una serie piccola, abbiamo 150 grammi e con amo 3,14 numero. Amo di ottima qualità. Ci aggiorniamo più dopo. Ciao ragazzi. Ragazzi, terzo lancio, terza mormora. Tutte e tre di bellissima taglia. Sempre sulla Trio Compact, sulla lunghissima distanza. Guardate quella com'è bella. Beh, speriamo con le condizioni favorevoli comunque. Ciao ragazzi. Ragazzi, ecco Vincenzo Puga. Ciao ragazzi. In fase di recupero. Non sta niente ragazzi. A te ancora niente? Niente ancora. Vabbè, andiamo a vedere ragazzi. Dopo. Ragazzi, ecco Carmine. Ha montato la sua seconda canna. Buonasera ragazzi. A Italcanna Terranova. Carmine, allora? Niente ragazzi, siamo arrivati da poco. Salvatore subito ha scappottato, ha fatto due belle mormorone. Tre veramente. Ah, tre. Ah, sono passato a tre già. Complimenti. Niente ragazzi, si prospetta una bella serata. Speriamo compagnia di amici, questa è la cosa essenziale. E speriamo di fare la ripresa di qualche bel pesce. Ok. Ciao ragazzi. Ragazzi, ecco Roberto. Ciao amici. Ciao Roberto, allora. È una bellissima serata. Era anche da molto che non ci facevamo una pescata tutti sì, insieme. Mi fa molto piacere. Ottime compagnie. Mare è stupendo. Piattissimo. Piattissimo. Lo sveliamo il segreto? Allora, da tutte le parti c'è un maremoto e qui in mare invece. È un mare pesce. Non si muove proprio. Anzi, mare. Buongiorno ragazzi, sono 5:10. Ho appena passato una bufera di acqua, di lampi. Niente, si è portato via tutto. La roba bagnata, è arrivata una tempesta.
tempesta proprio pesante. E niente, per ora ancora quelle tre mormore. Ho fatto due cronchetti da giappone. Le canne stanno abbassate, le possiamo mettere alzate perché stanno facendo di là, ma per ora il all'alba frutti bene. A dopo ragazzi. Buongiorno ragazzi, siamo qui in macchina, abbiamo appena smontato sotto una bufera d'acqua. Come potete vedere sono tutti i vetri bagnati, guardate che tempo. Niente, purtroppo la pescata è finita con tre mormore e due gronchi presi da me. Il resto dei ragazzi hanno fatto cappotto, anche Vincenzo. Beh, è andata male stasera. Ci stavano molti granchi, purtroppo addirittura non trovavamo nemmeno più i lamini vicino ai terminali. C'è anche molta presenza di reti, e che dire. E dopo un paio di mesi che non ci siamo visti, questa pescata dica a tutti gli amici di YouTube. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao, ciao.